Ah, è un po' quello che mi hanno insegnato, un po' da spettatore di film dove si esprime un giudizio molto preciso e che quindi espongono una tesi, li ho sempre trovati noiosi e un po' claustrofobici, sono film che poi non reggono le loro durate che si prefiggono, perché il moralista ha questa brutta caratteristica che è frettoloso. Cerca di dire subito la sua opinione, non aspetta la fine, e quindi tutti i film dove c'è un giudizio moralista viene spiattellato troppo presto perché il film poi possa durare e tenere testa un'attenzione. E semplicemente questo. Insomma, poi tutti i registi, tutti gli scrittori sono affascinati ovviamente dai cosiddetti mascalzoni. Questa è è assolutamente normale. Insomma, io in realtà, tornando alla domanda sui personaggi, mi occupo sempre di queste figure che sono degli asociali, in cui mi ritrovo molto, cioè sono queste figure che stanno a fatica dentro la società, non che siano trasgressivi o che cercano di andare contro il sistema, ma che hanno una forma di disagio piuttosto vistosa nello stare in società e che quindi creano un minimo di conflitti. Di solito gli asociali creano dei conflitti più che diretti, creano dei conflitti interiori. Perché una delle ragioni della socialità, dell'essere asociale, è che hai paura di affrontare il conflitto col prossimo, quindi il conflitto lo rimane tutto quanto dentro te stesso. E quindi io ho fatto questo. Andreotti era un asociale, anche se era apparentemente l'uomo più sociale del mondo, in realtà lo era molto poco, per tante ragioni, studiando la sua biografia, e così lo è anche il protagonista della Grande Bellezza, un po' tutti quelli che ho fatto. Anche se il protagonista della Grande Bellezza, a differenza appunto di Toni Servillo, confinato in Svizzera o di Andreotti, che pur una certa socialità l'ha dovuta affrontare, diciamo, costituzionalmente, è un signore, cioè Martella, che la socialità l'ha vissuta, l'ha attraversata, l'ha introiettata, salvo poi discostarsene per l'orrore della stessa, no? In qualche modo. No, non per errore, in realtà il personaggio di Gambardella è un grande frequentatore di avvenimenti sociali perché vuole rimandare continuamente l'appuntamento con se stesso. C'è un libro meraviglioso di Gartoli che si chiama Storia di seduzione, dove ci sono dei ritratti di vari letterati, tra cui un ritratto bellissimo di Delfini, che era uno scrittore che viveva in provincia, che non vedeva l'ora di arrivare a Roma e di tuffarsi dentro la vita mondana dell'epoca, che era una vita poi una mondanità molto più ridimensionata, anche più sobria di quella di adesso. E Garboli descrive molto meglio di come lo sto dicendo io, come Delfini poi anelava a queste serate, non perché chissà che cosa accadesse o che cosa faceva niente, di fatto aveva la possibilità di starsi in disparte e guardare gli altri parlare. Ed era sempre quello che voleva, che non finissero mai queste serate, per sempre, no? Nelle serate tra amici, quello che non vuole che finiscano, perché è quello che ha più problemi a ritornare a sé. E quindi anche in questo senso, anzi, Gambardella è più asociale di Andreotti e degli altri. E non se ne discosta per orrore, perché poi l'orrore di sé è sempre superiore rispetto all'orrore degli altri, e lui lo sa. Delfini, che veniva a parlare da Modena, aveva proprio questa eccitazione, no, nell'osservazione delle loro civiche, e quando si ritrovavano con questo gruppo di letterati, molti di quali avevano la grandezza di prendersi poco sul serio, quindi non sentirsi nel ruolo, continuava a dire ossessivamente a Erbacino: ma cosa facciamo adesso? Cosa facciamo adesso? E Erbacino gli diceva: e cosa vuoi che facciamo? Erano le 11 di sera, andiamo a dormire. E questo solo per dire che c'è una mitologia, una proiezione di quello che fu la dolce vita, che poi è amato molto come Fellini, e poi c'è la realtà, no? Che è differente, così come c'è la rappresentazione di questa vita romana nella grande bellezza, e poi c'è la realtà. Qualcuno ha voluto vedere e nucleare nell'antropologia
il significato del regno delle frutti, banalmente ti sei sforzato, anzi non troppo con le parole, però credo che tu sostenga che parli l'opera, no? Non so che riuscito non vuoi aggiungere. Ma io sostengo che parlo l'opera, poi questo film qua l'hanno voluto parlare tutti, allora a un certo punto ho pensato pure che poteva essere interessante che ne parlassi anch'io, ma è diventato veramente tardi, cioè stavano già parlando tutti e ascoltavano solamente loro stessi, di fatto non sono stato ascoltato, però mi va bene così.